quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Avanti. Buono, buono, ma cos'è tutta questa confusione, santo Dio? Volevo vedere se la zampa era buona. Ma bravo! Adesso andiamo, scendi via. Giù, forza, scendi, vai a cuccia tu. Forza. Via, a cuccia. Ho detto a cuccia. Iniziata. Andiamo, mettiti a letto. Hai lavato i denti? Sì, mamma, siediti qui. Guarda questo letto. Bene, dentro. E adesso diciamo le preghiere della sera. Ah, va bene. Così, cominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Le mani giunte come ti ho insegnato. Ah, sì. Sentiamo. Per primo voglio pregare per la mia nonna perché stia sempre bene. Sì, signore. Dopo preghiamo per Tibi, sai, perché guarisca. Ma sta già bene, amore, grazie a Dio. Mamma, ma non importa, perché stia sempre meglio. Ah, va bene. E poi per chi altri? Per la mia cara Pitufa, perché continui sempre a saltare, a giocare e perché non vada mai più sotto una macchina. Certo, ben detto. E per te, mamma. Mm. Per il mio padrino e il mio papà, perché siate sempre contenti. Sì, tesoro, sei tanto caro. E poi? E ora una preghiera molto speciale. Signore mio Gesù Cristo, tu che sei tanto buono, tanto pietoso, ti voglio chiedere una cosa. Perché, come dice la nonna, tu ascolti sempre i bambini. Ti prego, aiuta quella signora che ha perso il suo bambino. Fa che lo incontri, che lo ritrovi perché sia felice di nuovo. Io ti prometto che ti pregherò tutte le sere perché lei lo trovi. Va bene? Io so che tu sei buono. Ho finito. Che buongiorno. Bello che ti abbiano fatto nonna. Uscire prima, che meraviglia. Adesso posso chiamarti nonna. Ma certo che sì, tesoro mio. Tibi, sai, benvenuta, cara. Benvenuta nella tua casa. Grazie, grazie, cognatina. Che peccato che non abbia conosciuto anche Rafa, il tuo marito. Grazie, Tibi, sai. Scusate, questo vaso dove l'ho detto? Mi pesa. Dammi, me ne occupo io. Che con permesso. Avanti, siediti. Non devi affaticarti troppo, sei ancora in convalescenza. Ricordati quello paperino, che hanno detto, ma io mi sento bene. Ah, questo lo dici tu, io non mi ha fido. Ha ragione tuo padre. Senti, Tibi, sai, vado subito a sistemare la tua stanza e a prepararti il letto, così ti potrai riposare. Grazie. Torno subito. Bene, anch'io me ne vado, perché ho lasciato delle pratiche in sospeso in ufficio. Vai tranquillo, mi sento bene. Sto a meraviglia in questa casa. Spero ci starai. Sono sicura, ho già appetito, papà. Bene, ci vediamo dopo, eh? Arrivederci. Ciao, a più tardi. Ciao, Pedro Luis. Cayetano, scusa, ma non ci siamo dimenticati qualcosa? No, non ho dimenticato, affatto. No? Senti, Nieves Maria, non hai per caso una bottiglia, qualcosa? Beh, sai, a Pedro Luis non piace tenere liquori in casa, però ad ogni modo c'è quella bottiglia di champagne che avevamo in frigo quando è successo l'incidente. No, quello no. Senti, facciamo così, io scendo a comprare qualcosa, eh? Ma... Sì, io non sono superstizioso, ma la tua mi sembra un'ottima idea. Dai, andiamo. Dai, sbrighiamoci, forza. Ciao, amore. Ci vediamo dopo. Faremo ciao, presto. Ciao, amore mio. Ah, Nieves Maria. Tibi, sai, sono così contenta che sei qui. E io sono felice di stare in mezzo a voi. È una gioia vedere che stai bene. Tu invece mi sembri un po' triste. Non voglio che tu sia triste, sai. Che cos'hai, cara? Che cos'hai, Nieves Maria? Sì, le ho tolto ogni illusione.
Ho avuto un colloquio con Nieves Maria nel quale si sono chiarite molte cose. Ah, sì? E potrei sapere di cosa avete parlato? Sai, Nelson, sono contento che mi abbia rivelato i suoi desideri e i suoi sentimenti, anche se penso che i suoi sentimenti siano errati. Mm. Però sono completamente convinto che dopo avermi confessato quelle cose se ne sia subito pentita. Insomma, che cosa vi siete detti? Vedi, non vorrei entrare in particolari, Nelson, perché ho paura di annoiarmi. No, 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 non farti problemi, mi fa piacere saperlo. Ma perché? Perché l'importante è che lei sappia che fra noi due non potrà mai esserci niente. In verità, e con molta delicatezza, ho dovuto spiegarle in quale modo le voglio bene, come a una sorella. Le ho ricordato il periodo in cui fu sposata con mio fratello, quando era la mia cognatina, e mi trattava con tanto affetto e dolcezza. E poi, sai, si è molto emozionata quando le ho ricordato Raphael. Ma guarda, io sono perfettamente sicuro che in quel periodo non le è mai venuta in mente un'idea del genere riferita a noi due. Vedi, lei lo amava, lo rispettava come marito. Continua a raccontare, va avanti. Le ho ricordato tutto quello che aveva fatto per i miei e in particolare per mio figlio. Ho cercato poi di farle capire che non può continuare a vivere sacrificandosi per noi. Mm. Che lei deve rifarsi una vita come donna. Certo. Rifarsi una vita sentimentale. È logico, ma in che modo ha preso le tue parole? Bisogna darle tempo, Nelson. Bisogna darle tempo perché ci pensi, perché lei reagisca. E proprio tu dovresti aiutarla. No, 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 un momento. Io sono fermamente convinto di aver perso ogni speranza. Perdonami. Ma come puoi parlare così? Sei un uomo di poca fede. No, quando no. Si vuole ottenere qualcosa, bisogna lottare. No, 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 te lo ripeto. Io ho già provato molte volte, amico mio, ma niente. Ma adesso è diverso. Adesso è diverso, perché Nieves Maria deve ragionare. D'accordo, questo lo vedremo. Ma piuttosto racconta, cos'è successo con Leonela? Niente. Fra me e Leonela assolutamente niente. Non vi siete detti niente? Nessun riavvicinamento tra voi? Qualcosa? Eh? Abbiamo avuto un incontro molto doloroso per entrambi. Vedi, Nelson, fra Leonela e me ormai non potrà più esistere qualcosa. Mai più. Noi due lo abbiamo reso impossibile. Cosa stai facendo, Margherita? Niente, sto raccogliendo le mie cose, i libri, i fascicoli. Te ne vai? Mi vuoi lasciare? Anche tu mi abbandoni. Guarda, ti sto tendendo la mano. Sto imparando a chiedere. Oh, Leonela. Margherita. Leonela. Scusami, te ne prego, scusami per tutto quello che ti ho detto. Non devi pentirtene. Non devi avere rimorsi per quello che mi hai detto. Lo so che te lo meritavi, che facevo bene a parlarti in quel modo, ma... Ma quale diritto avevo io? Ti ringrazio per averlo fatto, perché ne avevo proprio bisogno, sai. Perlomeno è servito a qualcosa quel brutto momento che abbiamo passato. Te lo auguro di cuore. Mi ha aiutato a vedere chiaro in me stessa, con tutti i miei difetti, la mia superbia. E finalmente ho capito che avrei dovuto rendermi conto di ogni cosa molto tempo fa. Perché dici questo? Ho chiamato Pedro Luis. Gli ho detto che desideravo vederlo. Che lo aspettavo a casa. E lui è venuto? Sì, sì, certo. Però avrei preferito che non fosse venuto. Perché? Cos'è successo? Gli ho confessato i miei errori. Gli ho detto che ero pentita. Ho riconosciuto i miei difetti. Ma non è servito a niente, è stato inutile. Pensavo di riuscire a commuoverlo, invece no. È stato inflessibile, irremovibile nei miei confronti.
E non vuole che tu vada a trovare tuo figlio. È ancora peggio. Non mi è servito a niente tendergli la mano. Mi dispiace davvero, Leonela. Ma devi sperare. Devi continuare a sperare, come dice tua madre. Mi sento così infelice, Margherita. Così sola. Per adesso devo rinunciare al bambino. A Pedrito. E non ho più neanche l'affetto di Alfredo. Non ho nemmeno quello ormai. Sul serio, non so cosa pensare di noi due. Per meglio dire, mi ritengo sconfitta. Tu ritenerti sconfitta? Certo, prima o poi dovevo pur perdere. Ormai non mi resta che starti lontana. E che... Beh, dopo quello che c'è stato tra di noi... Che c'è stato? Perché è senza importanza. Per me è più importante di quanto tu immagini. Anche se pensi che io sia superficiale. No, io ho una dignità di donna. Che cosa vuoi dire con questo? Soltanto che io non resterò con te sapendo che tu ami Leonela. Ma io ho rotto con Leonela, Claudia. Le ho raccontato francamente quello che c'era fra noi. Ah, sì, anch'io ero sul punto di farlo, ma non ho voluto ferirla. Sì, immaginavo che ne avresti avuta la tentazione. Dopotutto sarebbe stata soltanto la verità. E perché non l'hai fatto? Solo perché Leonela ha già tanti problemi con il pasticcio di suo figlio. Tu un simile gesto di bontà, Claudia. Mi sorprendi. Alfredo, ci sono molte cose che tu non conosci della mia personalità. Inoltre, non avevo motivo di mortificare Leonela se tu continuavi ad amarla. La verità è che Leonela ha avuto un ruolo importante nella mia vita durante questi 3 anni, Claudia. Mi era vicina. La vedevo ogni giorno. Lei mi capiva. E d'altro canto tu sai che io non so difendermi dagli affetti. Già, tu sei così sentimentale ed è per questo che mi piaci. La realtà è che non so se funzionerà, Claudia. Noi due siamo così diversi. Alfredo, senti, amore non vuol dire solo affinità. C'è la comprensione, esiste anche il dialogo. Non lo so, Claudia. Non lo so. Abbiamo già un matrimonio fallito alle spalle. Insomma, io non voglio più litigare. Va bene, ma ci sono tanti modi di amarsi. Perché non ne cerchiamo uno nostro? Non lo so. Sul serio, non... Sul serio cosa? Che cosa guardi? La tazza. Ha una crepa. Il piatto inclinato è quello che si usa di più. Riproviamo, Claudia. Tu lo desideri? Sì. Però riproviamo soltanto a modo mio. Mi va bene, l'importante è farlo. E come tu vuoi. Bene, questo è da archiviare. Uh-huh. E queste sono pratiche che deve consegnare al dottor Martinez. Sono alcuni casi di cui si occuperà lui mentre sarò in viaggio. Perfetto. Sì, ci sono anche gli appunti che potranno servirgli. Molto bene, avvocato. E quando pensa di partire? Ah, molto presto, molto presto. Fra poco tempo il bambino finirà la scuola. Ho già comprato i biglietti. Sì. Vada ad aprire. Sì, subito. Buonasera. Buonasera. Prego. Nieves Maria. Diamine, che sorpresa. È una vera sorpresa. Posso andare? Sì, Esther, prenda le pratiche, subito. Per favore. Con permesso. Nieves, ma sai che mi hai fatto proprio una bella sorpresa? Sì, avevo bisogno di parlarti, però qui, non a casa.
Sì, certo, certo. A casa non si può parlare in pace. C'è tanta gente, c'è Cayetano, ti mi sai. E sono tutti molto felici perché lei sta di nuovo bene. Ma preferisci forse che andiamo da un'altra parte? O... No, no, va bene qui. Ma vuoi prendere qualcosa? Un caffè, una bibita? No, no, grazie. Niente, sto bene così. Sembri nervosa, Nieves Maria, perché? Perché dopo quello che sto per dirti non so cosa penserai di me. Timori infondati. Che cosa dovrei pensare su di te? Sei sempre stata una donna che... E che forse, quando te lo dirò, mi giudicherai severamente. No, 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 non ci può essere nulla. Tu non hai mai fatto niente da poter essere giudicata in quel modo. Sì, Pedro Luis. Ti ho mentito. Ti ho ingannato. Vedi, Pedro, quando mi sono incontrata con Leonela in quel posto... È vero che lei mi ha chiesto del bambino. Lei stava cercando suo figlio. Lei lo ama, Pedro Luis. Ama il suo bambino. Lo ama. Come? Sì. Lo stava cercando, soffriva per suo figlio. Lei lo ama, Pedro. Lo ama. Ma come è successo? Racconta. Perdonami, per favore, perdonami. Io... Su, non ti agitare. Siediti qui e raccontami com'è andata. Cos'è successo? Bene, quando ci incontrammo in quel bar, lei si avvicinò al tavolo a cui sedevo e naturalmente mi domandò del bambino perché pensava che sapessi qualcosa di lui. Ah, sì, sì, sì. E allora... Io le dissi di no, che non sapevo niente. Che l'unica era di rivolgersi dove l'aveva lasciato in adozione. E allora lei mi disse che era già stata al centro a chiedere del bambino. Se ne sapevano qualcosa, a quali persone era stato affidato. Ma naturalmente non le hanno detto niente. L'hanno sempre tenuto nascosto. Però lei mi raccontò che riuscì comunque ad avere alcuni nomi... di persone che avevano adottato dei bambini lì al centro. E visitò famiglie, case, disperatamente. Domandò, ma sfortunatamente non ottenne alcun risultato. Mi disse che non voleva darsi per vinta, che avrebbe continuato a cercare il bambino e che avrebbe mosso cielo e terra pur di riuscire a trovarlo. Perché... Mi sei venuta a dire questo, Nieves Maria? È che mi sentivo male. Avevo rimorso perché io... Non ti avevo mai mentito. Non ti avevo mai nascosto niente. E che cosa ti ha spinto ad ingannarmi questa volta? Lei mi ha detto che se trovava il bambino avrebbe fatto di tutto per riprenderselo. Nieves, tu sapevi benissimo che non poteva farlo. È che ho avuto paura. Non fare la sciocca. Vedi, legalmente Leonela non può accampare alcun diritto. Non avevo paura per lei. L'avevo per te. Per me? Sì. Perché io sapevo che tu eri ancora innamorato di lei. E l'unica cosa che vi separava era la sua mancanza d'amore per il bambino, la sua indifferenza. E se io ti avessi raccontato la verità, tu l'avresti cercata. Saresti andato da lei e vi sareste riconciliati e mi avreste tolto Pedrito. No, 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 non fare così, Nieves Maria. Senti, io non voglio vederti soffrire, mi addolora vederti soffrire. Ah, è inevitabile, Pedro. Il fatto è che tutti noi dobbiamo avere la nostra parte di sofferenza. E io devo trovare una soluzione perché nessuno di noi sia infelice. Di noi tre, quella che merita meno di essere infelice sei tu. Tu hai sempre agito bene, consigliato bene. No, Pedro, no. Questa volta ho agito molto male. Ho sbagliato. Beh,
è solo un errore umano, chiaramente giustificabile. Così tu mi potrai perdonare. Dimenticalo, dimenticalo. Non ha molta importanza. Ma veramente, Pedro? Certo, sì. Sta tranquilla. Io spero che... Adesso vieni qui, vieni qui. Togli il fazzoletto. Prendi, ecco. Asciuga quegli occhi, non devi più piangere. Adesso basta. Non ha importanza, non è successo niente, non parliamone più. Grazie. Bene, io... Io me ne vado perché tu sarai molto occupato e anch'io ho lasciato la nonna sola. Vado via. Nieves Maria, mi piacerebbe solo sapere che cos'è che ti ha spinto a raccontarmi la verità. Vedi, ieri sera è successo qualcosa. Ieri sera, come ogni sera, ero insieme a Pedrito. Recitava le sue preghiere. E lui... Lui ha pregato per quella signora che aveva perduto il bambino. Tu sai che lui e Leonella si sono conosciuti lì dal veterinario e lei gli raccontò alcune cose. E allora lui ha chiesto a Dio di aiutarla a trovare suo figlio. Pedrito ha pregato Dio perché lei possa ritrovarlo. È molto tardi. Gli impiegati. Perché sei venuta? Per esibire il tuo trionfo? No. All'inizio, quando sono tornata, tu eri la mia rivale. Perché io pensavo di dover lottare per quello che era mio e se fossero stati necessari colpi bassi te ne avrei dati. Ma adesso no. Ora non sono tua nemica. Alfredo è tornato con te? Sì. Proviamo di nuovo. Vediamo se quest'altra volta le cose funzioneranno un po' meglio. La prima mi è servita d'esperienza. Ho scoperto con Alfredo che nonostante i suoi cavalli, i suoi cani, i suoi gatti, lui è l'unico uomo che amo. E devo accettare che il divano sia pieno di peli di cane. Alfredo merita di essere felice. È così buono. Così dolce. Per favore, Leonella, non continuare, altrimenti divento gelosa. Non dimentico che siete stati insieme per 3 anni. Credo che nel fondo del suo cuore non abbia smesso mai di amarti. L'altra sera, quando sei venuta alla festa con Pedro Luis, mi ha detto... Ho visto mia moglie con un altro uomo. Veramente ti ha detto questo? Sì. Non la mia ex moglie. Gli è scappato mia moglie. Come se dentro di sé sentisse che lo eri ancora. Mi fa molto piacere. Ad ogni modo, quello che c'è stato tra voi... Non c'è stato molto. È la verità. Avrei dovuto essere un po' più appassionata con lui. Leonella, perché non parli con Pedro Luis e gli dici la verità? Quale verità? Beh, quello che ti è successo. Questa paura che hai dell'amore. Senti, devo dirti che Alfredo mi ha raccontato molte cose. E, Leonella, Pedro Luis ti ama e anche tu lo... Ecco,
Io penso che dovresti parlare con lui francamente. È l'unica persona che ti possa aiutare a superare quel trauma che egli stesso ti ha causato. Non ne vale la pena. Ci sono tante altre cose che non gli ho detto. Ah, per favore, cara, non devi buttarti giù. Non essere sciocca, lotta. Devi lottare per il tuo uomo, per tuo figlio. Lui non mi concede questo diritto. Leonella. Ho avuto l'occasione di un riavvicinamento. Ma l'ho persa. Penso che non mi resti altro da fare che rassegnarmi. C'è un'altra donna che ha più diritto all'amore di Pedro Luis e all'amore di mio figlio. Guarda, guarda, mamma, che te ne pare? Sta riuscendo bene il mio puzzle? Che bello, tesoro. Ti piace come l'ho fatto? Sì, però prima devi finire i compiti. Va bene, facciamo una cosa. Tu mi aiuti a fare i compiti e dopo noi giochiamo insieme col puzzle, va bene? Affare fatto. D'accordo. Ora mettiamo via tutto. Ecco. Prendi, mamma. Ecco. Vediamo. E il compito? Bisogna colorarlo. L'avevo cominciato a scuola, però... Va bene. Non ho fatto in tempo a finire. Lo sai che presto finirai la scuola, vero? Ah, sì, che bello. Fra un po' basta compiti. Però ho tanta paura degli esami. Mamma, questo dipingilo tu, che non esci mai fuori dai bordi. Va bene. Sai, mammina, è vero che io ho paura degli esami, però con quelli sì. Finisce la scuola. E finita la scuola, cominciano le vacanze. Ah, le vacanze mi fanno impazzire, sai? E il viaggio? Il viaggio, è vero, il viaggio, che bello. Mamma, e quando andremo in viaggio? Presto, tesoro mio. Però forse io non potrò venire. E perché? Perché io dovrò andare a trovare la mia famiglia. Tu hai un'altra famiglia? Sì. No, mamma, non può essere, io non la conosco. Sì, amore, devi sapere che loro stanno nell'interno, in un paesino. E come si chiama il paesino? Coro. Ah, Coro. Ed è un bel posto da vedere. Sì, amore mio. È molto pulito. E quando mi porti a conoscere quest'altra tua famiglia? Vedi, tu non puoi venire, tesoro, perché devi rimanere con tuo padre. Vabbè, ci viene anche papà, così siamo tutti contenti. Però, vedi, forse tuo padre ha altri progetti. Tu dici? Sì. Può darsi che con voi in viaggio venga un'altra persona. Un'altra persona? Sì. Chi? Una ragazza molto bella. Molto bella? No, mamma, più bella di te non può esistere. Sì, tesoro, è più bella. No, mamma, ti ho già detto che non può esistere. No, non può esserci. Amore mio, tu ti ricordi di quella signora che ha perso il bimbo? Sì, è bellissima. Ehi, non dimenticarti che devi colorare. Sì. E lei ti piace? È bella, 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 bella. Peccato però che non faccia altro che piangere per il bambino che ha perduto. Bene, amore mio, forse sarà lei ad accompagnarvi nel viaggio. Lei? Sì. Il mio papà la conosce? Sì. Si sono conosciuti tanto tempo fa. Mio padre la conosce. Gli farà pena perché piange per il suo bambino. Sì, tesoro, sai, se tu le vorrai bene, sarà molto contenta. Ah, giusto, lei ha pregato per Pitufa. Bene, allora facciamo una cosa. Siccome lei è buona, prega per Pitufa e mi è tanto simpatica ed è bella, io le vorrò tanto bene. Perché lei non si senta più sola come è adesso. Esattamente. Di che colore lo facciamo, il tetto della casetta? Senti, il tetto della casa lo farei rosso come i tetti delle case coloniali. Rosso, allora.
Io coloro questo. Senti, Pedrito, quando sarai in viaggio... Sì? Se lei vi accompagnerà... Tu dovrai chiamarmi zia. Come, mamma? E perché? Perché? Tu sei la mia mamma. Sì, tesoro, però... Tuo padre forse l'ama e... Si sposeranno. E tu dovrai chiamare lei, mamma. Si sposeranno. Forse. No. Io non potrò chiamarla mamma. Sei tu l'unica mamma che ho. Sì, tesoro, ma non... Non potrai avere due mamme. Mamma, mamma. Perché, amore mio, ascoltami. Di madre ce n'è una sola. Mamma, non piangere, ti prego. No, no, non è niente. Io non piango, tesoro mio. Mi ha detto solo qualcosa in un occhio. No, sai? No, se tu piangi, allora anch'io mi metto a piangere. Perché no, tesoro, io non mio, voglio che tu... Tu devi sorridere. Non piangi più. No, di che colore lo facciamo il sole? No, basta piangere. Bene, allora coloriamolo. Ma di che colore vuoi che sia il sole? Il sole è sempre giallo. È giallo. Io faccio i fiori, va bene? Così? Sì. Ah, mamma, no! Sei uscita fuori dalla riga. Non l'avevo vista. No, mamma, lascia, lo finisco io. Dai, mamma, non piangere. Altrimenti piango anch'io. Vuoi che pianga? Continuiamo a colorare. Fatti asciugare questa lacrima. Mammina, ti voglio bene. Continuiamo a colorare. Non piangere, però. Perché piange, signore? Eh? Che succede? Ha deciso di rinunciare al bambino, Nelson. Non capisco. Che pena mi fa. Sto parlando di Nieves Maria. Sta dicendo a Pedrito di non considerarla più la sua mamma. Gli sta rivelando tutto. E non riesce più a frenare le lacrime. Fa stringere il cuore solamente a vederla. Sì, però lei non deve fare così, da brava. Stia tranquilla, eh? Io vado di sopra. Mamma, di che colore è la faccia la mucca? Non saprei, in verità. Marrone o nera. La faccia nera, allora. No, questo è viola. Ma tu piangi. Non è vero che ero un muscerino nell'occhio. Hai ragione, ma non importa. Se ti do un bacetto, scommetto che ti basta. E se uno non basta, te ne do 100. Ecco, tutto è passato, hai visto? E ora facciamo una cosa. Mettiamoci a cantare una canzone, così tu non sarai più triste, va bene? Sì, quale cantiamo? Non lo so. Quella del gattino. Ah, va bene. Aspetta. Ad una fonte andò un gattino. Voleva lavarsi il suo musino. E per specchiarsi ancora un po'. Povero gattino. Dentro cascò. E per specchiarsi ancora un po'. Povero gattino. Dentro cascò. Vicino alla fonte stava il gattino. Tutto bagnato come un cuccino. E mi aggolava a perdi fiato. Povero gattino, tutto bagnato. Dai, basta, asciughiamo le lacrime. Su, adesso finiamo il disegno, va bene? Eh?
Ah, meno male che è arrivata, signorina Leonela. Cosa le preparo per cena? Non mi preparare niente, Maruca. Come niente? Dovrà pur mangiare qualcosa. Allora mangerò un po' di frutta. Va bene. Senta, ha telefonato sua madre. Ha lasciato detto che ha saputo dall'ospedale che hanno dimesso la ragazza investita dalla signorina Patti. Davvero, Maruca? Meno male. Sai se si è ripresa bene? Sì, sì, completamente. È uscita dall'ospedale camminando con le sue stesse gambe. Nonna, gente! Ma dove siete tutti? Dove vi siete cacciati, eh? Chissà! Insomma, volete venire fuori? Nieve, Delfina! Grazie di accoglienza, calma, no? Non c'è qui. Bisogno di urlare, Dio mio! Ah, nonna Delfina, sono così contenta! Sì? E si può sapere il perché? Ascoltate, stiamo per darvi una grande notizia. Sì, signori. Ma ha qualcosa a che vedere con tutte queste cose? Chissà quanto avete speso, spreconi. È sempre guardate uguale. Guardate là, no. Perché comprare tutte quelle cose? Spiegatemi. Giovani. Beh, per la nostra festa. Ah, ma non lo vedi? Ti stava per sfuggire. Per me ci nascondono scusa, qualcosa. Amore, hai ragione, ma io non ti arrabbiare, non hanno capito nulla. Bene. No, no, diciamolo in coro insieme, ok? Sei pronta? Uno, due, tre. Noi ci siamo per... Ah, no, così non va. Va bene, va bene. Chiaro? Ormai è inutile, abbiamo capito. State per sposarvi. Noi siamo per sposarvi. Come detto, papà. Congratulazioni. Qua. Ehi, Cagliatano. Ehi, futura suocera. Sono felice. Dai, vieni qua. Genero sono io, non ne sarei così. Io vedo te come te vuole. Il padre della sposa sì, 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 anche no, proprio voi. Basta. Beh, ora pensiamo a divertirci, mi raccomando. No, ora aspetta un momentino che rifacciamo il coretto per essere proprio sicuri che noi due ci sposiamo davvero. Va bene, facciamolo di nuovo. Sì, ma senza sbagliare. Noi vi daremo il tempo. Attenti, pronti? Uno. Due. E tre. Noi stiamo per sposarci. Non so più cosa fare, Stella. Vedo la mia unica figlia distruggersi di giorno in giorno e non posso farci niente. Su, troverai una soluzione. Ma dove ho sbagliato, Stella? In cosa? Finora credevo di averle dato tutto. Le ho dato tutto quello che voleva. Sì. Le hai dato le cose materiali, ma non dei buoni principi. Non le hai dato una formazione spirituale. Capisco cosa vuoi dire. Ah, forse ti riferisci a... alla religione, è così vero? È così. La religione stabilisce una scala di valori, Selenia. Valori positivi, etici, morali, nei quali una persona giovane trova un appoggio sicuro lungo il cammino della vita. E perché no? Perché non ammetterlo? Vi trova anche un freno datogli dal timore di Dio. Non lo so, Esther. Non so come potrei fare. Come faccio a mettere un freno a Patti ora? Come ora è troppo tardi, come faccio? Devi cercare di essere più in confidenza con lei, di parlarle più spesso. Sì. Riderà di me. Si burlerà di tutto ciò che le dirò. Lei mi considera una donna antiquata e ridicola. Ma tu non lo sei affatto e tua figlia lo sa. Mi sono sempre vantata della mia libertà di pensiero, di essere libera da pregiudizi, di non scandalizzarmi mai. E pensavo, così facendo, di conquistarmi la sua confidenza. E cosa ho ottenuto, Stella? Che non mi rispetta per niente. Sì. Vuoi sapere cosa penso? Che alla mia età io non posso stare al passo con la gioventù di oggi. E alla sua età, Patti ha già vissuto più di me. E ai suoi occhi io sono una bambina ingenua e inesperta. Eh sì, però se essere moderni significa corrompersi e svilirsi, questo non lo ammetto, Estella, non lo ammetto. Calmati, Selenia, te ne prego. Si sta rovinando, Estella. Forse è già... Ciao. Patti, dove vai? Devo uscire. No, Patti. Devo uscire, ho un appuntamento. No, tu non vai da nessuna parte. Io non te lo permetterò. Da brava, Patti. E lasciami. Patti! Tu hai il dovere di rispettarmi e di obbedirmi. Ora cambi le carte in tavola, vero?
Tu non ti sei mai occupata di me. Patti, come fai ad essere così ingrata? Mi hai mandata a studiare in un collegio per sbarazzarti di me, per darti alla gran vita. Patti! Sono cresciuta sola. Ho imparato a non contare su di te, a fare quello di cui avevo voglia quando ne avevo voglia. Ma che dici? Ti sei disinteressata di me, mamma, quando più avevo bisogno di te. Sei sempre riuscita ad evitare completamente i problemi che da un figlio e non hai mai voluto lottare al mio fianco. Io non ho mai avuto una madre. Mi è mancato il tuo affetto, mi è mancato il tuo amore. Un gesto gentile, un consiglio. Quando ero ancora una bambina mi mandasti in un collegio all'estero per poterti sbarazzare di me. Infatti la tua formazione era una cosa importante. Quando ho dovuto affrontare le prime scelte pericolose, come succede a tutti i giovani, tu non mi hai mai aiutata, mamma. Tu non ci stavi, capisci? Io ero sola, completamente sola. Figlia, non mi toccare! Zia, sono rovinata, sì, mi sono rovinata. E ora come faccio? Che faccio? Non c'è più rimedio. Sì, Patti, c'è un rimedio, c'è sempre. Fermati, Patti, ti scongiuro, non andartene. Patti, Patti! Dio mio. Oddio. È fuggita. Mi passi il dottor Macedo. Sono la moglie. Gli dica che è urgente, per favore. Joaquin, Patti è fuggita. Sì, ma Joaquin, come puoi dirmi che i tuoi affari... Ma Joaquin, non ti rendi conto dei pericoli a cui vai incontro tua figlia? Oh, ti prego, ascoltami un momento, io devo parlarti. Soledad te sueño y por las noches yo te invento, de tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien...